Salve a tutti ragazzi, sono Cortomasco, siamo di questo nuovo episodio della storia del nuovo Impero Romano. Siamo bentornati nella versione 1.72 e 4. Come potete vedere ci sono dei piccoli problemi che non ho... Come potete vedere ci sono dei piccoli problemi che non ho considerato nello scorso episodio. Gli arabi ci stanno saccando e... Non ho idea di come sia potuto accadere. Comunque, possiamo concludere molto velocemente tutto ciò facendo capitolare questi paesi di merda. E facendo un'offensiva molto potente. Boh, qui dovremmo aver concluso. In realtà si sono coalizzati tutti, cioè l'Arabia Saudita. Ma perché? Ma come fa ad avere 7 nuove divisioni l'Arabia Saudita? Dove si era insediata esattamente? Comunque, non dovremmo avere grossi problemi a devastare questo fronte, però dobbiamo mettere nuove divisioni sul fronte principale contro la Germania. E oltre a ciò, voglio organizzare uno sbarco, come avete consigliato nei commenti, dal Mar Nero. Quindi proveremo a sbarcare, penso dietro qua. Odessa. Penso che Odessa sia un buon punto per sbarcare. E per fare la disorganizzazione nei ranghi ovviamente dei tedeschi e poter sfondare con più facilità. Poi abbiamo dei grossissimi problemi in Giappone, ma mi avete suggerito delle soluzioni che andremo subito a considerare. E quindi... Mi avete detto che per poter organizzare un fronte di Strike Force, quindi un fronte per distruggere, per cacciare, anzi, penso che sia la visione più corretta, le navi nemiche, bisogna avere della copertura, quindi bisogna usare i radar e quindi dovremmo costruirli e li mettiamo qua. Però per avere una maggior copertura con i radar, oltre a farne tanti, dovremmo anche aumentare di livello per avere una copertura più vasta. Quindi, la prossima ricerca che faremo saranno i radar del livello 2. Se già non li stiamo facendo, penso di no. Quindi li faremo. Qualcos'altro che possiamo fare dell'antiaerea? La possiamo costruire senza problemi. Porca puttana, che palle questo gioco di merda. Comunque, mi avete fatto notare nei commenti che, tra l'altro, è sempre il Giappone lo stato a darci più problemi in assoluto. Non ci posso fare niente. Poi, oltre a ciò, mi avete detto di creare una flotta per. Non so se sia. Dovrebbe essere questo. Patrol che serve per. Sì, esatto, serve per avere. Per rintracciare le navi nemiche. E qui ci dice subito che la superiorità aerea e i radar aiutano di molto la caccia al nemico. Quindi il ritrovamento del nemico. Quindi dobbiamo fare. Penso che le navi migliori per far ciò siano. Dei cacciatorpediniere, quanti ne abbiamo noi? Ne abbiamo tanti. Quanti ne segna qua? Oh Cristo, cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Niente ho fatto. Allora, quanti ne ho prese? Non so, non penso non me lo dica. Vabbè, facciamole tutte. Facciamo nuova flotta. Quindi me la segna qua, no? 23. E li mettiamo in patrol. Fatto ciò, dobbiamo mettere queste altre navi. Direi dividere la flotta a metà. Quindi, queste navi le mettiamo in convoi escort già messe, giusto? Sì. E queste navi qua le mettiamo in strike force. Perfetto. Così dovremmo andare bene in teoria. Allora, qui dice che non abbiamo abbastanza potere per qui per coprire tutte queste zone, quindi forse ci vogliono più navi maggiori, boh. Facciamo. Possiamo dividere e mettere parte qua. Ok, che cazzo ho fatto? Allora, questa e questa le unisco così. Perfetto. E questa qui che rimane libera. Madonna di merda, ma si è unito tutto, ma io non capisco. Vabbè, comunque,
Quindi ha fatto capitolare lo Yemen. No, adesso dobbiamo riprendere tutto ciò che è nostro. Quindi questi qui ovviamente non si muovono. Dobbiamo fare un teatro unico. Qui andiamo pure. Dopo che si è fatto ciò dovrebbero unirsi lì. Non è vero. Perfetto, quindi facciamo così. E ora si uniscono e... andiamo a prenderci questi territori qua, che non so per quale motivo siano liberati. Molto strano come cosa. Fatto ciò, dovremmo organizzare uno sbarco, che in realtà non possiamo ancora farlo perché noi dobbiamo sbarcare in Giappone, altrimenti non abbiamo... Intanto qui possiamo sfondare. Possiamo sfondare anche qua. Possiamo sfondare anche qua. Che cazzo... Non so per quale motivo non abbiano fatto nulla, vabbè. Qui proviamo ad attaccare, riusciamo? No. Porca madonna, no. Stai pure fermo qua. Anche te stai fermo. Qui vediamo se riusciamo a staccare, dovremmo riuscirci. Perfetto. Quindi sacca fatta. Allora qui non facciamoli passare. Qui stessa cosa, hanno il porto, peccato. Questa divisione corazzata la facciamo andare qua. Abbiamo divisioni dalla Malesia, ma non ci interessa. Qui ci sono solo una rottura di coglioni, ma in realtà non dovrebbe avere nessun grosso risultato. Allora, qui abbiamo dei problemi, ovviamente. Perché qui, addirittura con tutto questo potenziale, non riusciamo a funzionare? 0 su 10 mi dà. Ma nessuno è attivo in questa regione. Nessuna è attiva in questa regione. C'è qualcosa che non mi quadra, sinceramente. Poi si formano riserve, va bene. Sono attive adesso? Ma sto cazzo. Perché solo in una... Forse devo fare così in questo caso? Per coprire tutto? Ma io continuo a non capire posso coprire solo una provincia, quindi. Da quello che capisco solo questo posso fare, perché non funziona, quindi posso fare solo quello, no? Che cazzo copriamo? Non copriamo niente. Non funziona. Mi dite che non sono capace di usarla, ma non funziona. Sto facendo di tutto. Non funziona. Ma porco Gesù. Ma pure dividendo così. Ma a parte che si sono create robe inutili dappertutto. Uniamo queste e proviamo a farne tre. Questo lo leviamo. Uguali. Madonna, che palle. Allora. Qui dobbiamo fare i radar più grandi. No, ma è proprio vergognoso questo gioco. Ma fa cagare. Non si sono ancora... Ma perché ci si creano robe a caso? Ma che cazzo? Ora si è pure levata qui... Io non so che dire. Quando nel vecchio aggiornamento, quando dividevi, la preferenza rimaneva sempre su una, che era il nome originale della flotta. E invece qua no, qua tutto a caso. Va bene. Porco Dio. Qui va sempre su uno, guardate, sempre su uno. Quindi, in questo caso, ora che ne ho una completa, no? Poi c'è pieno di altra merda, va bene, non so proprio che fare. Le uniamo. Aspettiamo che si uniscono, Voglio proprio vedere che succede. Aspettiamo che si uniscono. Intanto qui ci sono botte aeree di merda, pensano di... Guardate quante divisioni ci sono, ma quanti sti arbi, madonna. 1000 divisioni hanno. Proprio una rottura di coglioni infinita, cazzo. Infernale. Però non c'era un'offensiva qua in Germania. Intanto qui ancora non li ha buttati giù, ma che cazzo.
Qui in Germania lanciamo un'offensiva. Dovremmo andare abbastanza bene, spero. La lascio lì, non ho proprio voglia di guardarla perché abbiamo un sacco di problemi. Allora, si sono spostati ancora. Questi li dividiamo in tre. Quindi Alf e poi un altro Alf. Così andiamo tre adesso, differenti. Questo, allora, questo, no, ho sbagliato. Questo, cancelliamo tutti questi mari e lasciamo solo uno di protezione. Leviamo qua. Poi, oh merda, prossima la mettiamo qua. Poi, prossima, la mettiamo, oh cazzo, la mettiamo qua. Perfetto, adesso dovrebbe essere tutto, dovrebbe funzionare tutto correttamente. Se non per il fatto che ci serve del convoy escort, quindi del supporto per i nostri convogli, che faremo dividendo questa flotta. Questa flotta, che non dovrebbe avere ordine, la mettiamo in convoy escort. Oh, abbiamo tutto adesso funzionante, però non abbiamo superiorità. Che ci vogliamo fare? Proprio niente. Aspettiamo di fare tutti i nostri radar del caso. Più di così non posso fare. Allora, i radar. Qui, meccanizzazione. Non ci serve un cazzo, però altro da fare non abbiamo. Facciamo questo. Le atomiche come siamo messi? Ancora le stiamo ricercando. Industria qui. Per i rifornimenti. No, che cosa di rifornimenti? Per le risorse. Abbiamo ancora uno spazio libero? Sì. E lo usiamo per niente. Ah, per la flotta in realtà possiamo andare avanti. No, qui stiamo rifacendo. Questo possiamo farlo. Perfetto. Perfetto. Guardate, non abbiamo ancora la supremazia. E sta diminuendo. Perché hanno gli aerei? Ma io li sto producendo adesso? Sì, ma ne ho pochissimi, ma che cazzo. Un casino di fabbriche messe lì, ma ancora pochissimi aerei, siamo in negativo, madonna. Prima o poi andremo in positivo, no? Abbiamo tantissime fabbriche. Bombe atomiche, subito. Anche se forse saremo un pochino in ritardo. Però, almeno, le avremo. Quindi, adesso, cos'è questa merda? Ah, qui mi sono dimenticato della Germania, cazzo. L'abbiamo saccato qua. L'Ungheria resiste tantissimo. Il teatro più facile per sfondare è proprio questo. La parte francese. Questi li buttiamo giù. Ora buttiamo giù anche questi. Non c'è problema. Oh sì che ci sono problemi invece. Madonna se ce ne sono. Sì, comunque qui tutto scoperto. Brava Germania. Andiamo verso Berlino proprio per rompere i coglioni. Invece la parte dell'Ungheria abbiamo un sacco di problemi. Allora, che succede? Qui intanto dobbiamo ancora continuare l'offensiva, perché questi non si arrendono. Poi continuiamo qua. Noto con piacere che c'è una nave. Ah, giustamente, sì, le navi stanno ferme perché non si vedono navi nemiche, quindi stanno nel porto. Me l'ero scordato. Però, qui c'è già un problema. Questa nave, cioè questa flotta, a quanto pare non vuole lavorare. Controlliamo perché. Proprio questa. Ah, beh, quindi c'era un problema, no? Bastardo di merda. Perfetto. Quindi qui possiamo andare con avanti con la dottrina che abbiamo mai cercato, tra l'altro, quindi facciamo così. Ma
Andiamo minimamente superiorità. I radar stiamo facendo? No, ne ha fatto pochissimo. Dobbiamo mettere avanti i radar, eccoli qua. Perfetto. Cos'è capitolato? L'Ungheria è capitolata, ma mi sono perso la capitolazione dell'Ungheria. Ma che palle queste merde di colori. Devastante, molto bene. Però dobbiamo organizzarsi velocemente, dovremmo farcela. Sì, ce la siamo giocata bene, perfetto. Era una questione di numero di divisioni. Qui andiamo avanti, così abbiamo più potere politico. Intanto abbiamo iniziato già a diminuire di autonomia ai nostri fantocci. Se ormai la Germania è spacciata, eh. Usino Unione Sovietica, diamo un'occhiata, così. Allora direi che attacchiamo subito, eh. Perfetto, tutto sommato questo episodio non si rivela poi così fallimentare. Quindi siamo molto contenti. Allora, tra l'altro qui, questi qui sono ancora vivi, la cosa mi dà molto fastidio. Oltre a ciò, superiorità ancora non se ne parla. 48%, ci manca molto poco però, eh. Quindi, con il completamento dei vari radar, secondo me potremmo andare bene. Vediamo un po' quanti aerei abbiamo. Siamo finalmente in positivo di caccia. Ne produciamo abbastanza, direi. Io metterei un'altra bella linea di produzione di caccia, comunque. Perché ce ne serviranno. Visti i problemi che abbiamo avuto. Allora, questi non hanno un ordine. Bello. 19. Ah sì, perché non sono tutti... tutti possibili, cioè tutti presenti per... Esatto, ce ne sono un paio che stanno fuori dallo sbarco, vabbè, non è un problema. Negativo, guardate un po'. Perché? Perché hanno tante navi? Perché hanno tanti aerei? Tutti e due. Navi, oh cazzo, navi giapponesi, ma vaffanculo, porco. Navi giapponesi. Va bene. Non ne abbiamo buttato giù neanche una, quindi questo sistema sembra non funzionare per adesso, quindi non è che sia proprio un bel aggiornamento. Ora stanno arrivando, proviamo a fare un po' di superiorità aerea. Dove sono i caccia? Eccoli qua. Dobbiamo metterli qua. Aspettate, perché non ci arrivano? Ah, ma sono qua, ecco perché. Qui spazio ce n'è, quindi li mettiamo. Oppure li mettiamo qua. Prima spostiamoci perché sono un po' duri di comprendonio, quindi ora li mettiamo qui per tentare di avere più superiorità. Ancora non se ne parla, però intanto la Germania è capitolata. Tanto il teatro ormai era stato abbastanza statico, non serviva a vederlo. E possiamo fare un po' di annessioni, quindi direi di farle subito. Quindi Germania. Prendiamo, lasciamo anche un pochino all'Unione Sovietica. Tanto ci prenderemo tutto lo stesso, non ha minimamente importanza. Quindi cominciamo a prendere questo. Poi questo lo lasciamo all'Unione Sovietica. Quindi... facciamo così. E l'Ungheria ce la prendiamo noi oltre a questo. Perfetto, tratto di pace finito. Liberazione di Varsavia. Attenzione. Ora abbiamo un po' di divisioni libere qua. E direi di chiudere questa sacca oltre che questa. Così ci siamo arrivati a ricordare finalmente gli arabi, in teoria. Fatto ciò, Giovanni Messe, devi riorganizzarti subito. Quindi facciamo così. Nuova grande campagna sta per iniziare. Ovviamente dovremo avere supporto anche qui nella zona del Caucaso.
Buttiamole giù il più velocemente possibile. Qua. Superiorità. Ma c'è la superiorità adesso. Attenzione, i nostri radar sono molto efficaci a quanto pare. O no? Sembra proprio di sì. Quindi possiamo anche sbarcare. O no? Vediamo un po' che succede. Qui sì, andiamo avanti con i sommergibili. E basta. Qui possiamo fare qualcos'altro? No, quindi accumuliamo punti. Perfetto, andiamo avanti. Sbarco qua sta riuscendo. Qua anche. Allora, dividiamo. Stiamo supportando l'attacco, speriamo che questo riesca. No, qui stiamo fallendo. Qui stiamo fallendo. Ma non è possibile. Abbiamo fallito. Servono le atomiche. No, vabbè, sbarchiamo di qua semplicemente adesso. Quindi ora tolti tutti questi. Facciamo così. Porco Gesù, ho sbagliato tasto. Perché sono così storto? Boh. Quindi facciamo così. A parte che è stata modificata la postazione, io mi devo incazzare. Non è colpa mia. Quindi queste cose le cancelliamo perché non servono più. E facciamo così. Sprechiamo da questo lato che mi è sempre sembrato il migliore per poter sbarcare in Giappone. Che cazzo sto facendo? E facciamo quindi. Volendo possiamo dividerlo ulteriormente. E sbarchiamo ai lati. Proprio così. Ora dichiariamo guerra anche all'Unione Sovietica, eh. Oh cazzo, però non ho tenuto conto di questo teatro, merda. Allora, prima facciamo competere al Giappone e poi dichiariamo guerra all'Unione Sovietica. Tanto non penso che abbia tempo di riorganizzarsi perfettamente, quindi secondo me dovremmo andare bene. Allora, aggressivo, aggressivo, aggressivo. Non so se cambia in realtà il piano aggressivo in uno sbarco, però nel dubbio lo facciamo. Allora, vediamo i problemi, vediamo un po'. Non abbiamo più superiorità. Perfetto. Si sono svegliati. Quindi, tanto qui sono sbarcato. Ma è Venezuela è sbarcato, ma che cazzo. Ah già, ma siamo in guerra ancora contro... Ma il Venezuela che fine ha fatto, scusate? Ah, si è arreso. Ma queste... Quindi quelle sono divisioni di spedizione del Venezuela. Chi se l'aspettava, eh? Ma cosa? Senza porti. Vogliamo vedere la nostra flotta che è arrivata a zero? E loro sono ancora sempre quel numero di merda. Il Giappone ha proprio rotto i coglioni. Deve essere proprio nuclearizzato. È proprio un paese di merda. Corazzate. Facciamo la parte dell'espansionismo che ci serviva. Qui dovremmo avere... Ah, diamo nuovi caccia. Tra l'altro adesso ne dovremmo produrre un casino, madonna. Quindi vediamo un po' quanti ne abbiamo. Andiamo pochissimi ancora, vabbè. Meglio di niente. Allora, ci serve un porto. Tiene un porto, un aeroporto, quindi... Questo possiamo portare avanti di livello anche i radar. Ci servirà. Perfetto. Facciamo salire di priorità. Molto bene.
qui risorse di, anzi risorse di produzione andiamo bene. Queste le mettiamo contro l'Iran. Oh merda. Noto con piacere che nessuno di queste flotte sta adempiendo il proprio dovere. Questa sì, ma perché non ha, ma non facciamoci domande. Questa invece no. Quindi dovresti fare il tuo dovere. E questa pure. No, questa è giusta. In realtà si sta riparando. Ma avete rotto i coglioni di ripararvi? Ma andate a fanculo. Questo non so cosa sia in realtà, boh. Quindi una flotta l'abbiamo persa. Qui non riusciamo, però quando avremo... Perfetto. Mettiamo caccia. Prima o poi verranno... correttamente riempiti. Quindi ora avremo superiorità. Ma sto cazzo che ce l'abbiamo la superiorità. Di quanto siamo in... sì, vabbè, se mi sparisce la divisione. La divisione quella merda. Che cosa ci posso fare? La flotta. Qui noto con piacere che nessuno si è posizionato. Questi. Ah, sono stati un po'... diciamo che sono stati un pochino devastate le divisioni. 6... 22 5 Vabbè, sono tutte penso posizionate, boh, non lo so, spero. Vabbè, per questo episodio è tutto, direi. Come sempre non siamo riusciti a sfondare questo Giappone di merda, però ci stiamo avvicinando sempre più. Con questo sbarco che faremo sicuramente al 100% riusciremo a sfondare. E ora ho capito meglio come funziona, però i giapponesi a quanto pare sono dannatamente forti e non riusciamo... A parte che c'è questo problema qui che non capisco per quale... Never Repair... E dove sono adesso? Dove scazzo sono? Ecco, ora di nuovo funziona. Ma perché delle volte non funziona? Quello è il problema, no? Perché delle volte funziona e delle volte no. A parte che comunque siamo in negativo. Ora, vuoi sbarcare nel Borneo? Va bene. Qui... potresti fare qualcosa, no? Hai tante divisioni. Difenditi, cazzi tuoi. Qui a livello aereo siamo in positivo. E volendo potremmo anche mettere... dei bombardieri. Strategici non ci servono un cazzo per adesso. Potremmo mettere dei... i gas buttano giù le navi? Boh, vediamo. Sì, in teoria sì, quindi facciamolo. Poi quando verrà costruito si vedrà. E basta ragazzi, quindi questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace. Stiamo facendo dei piccoli progressi, ci vuole ancora un pochino e non ci posso fare niente. Per questo video ci vediamo al prossimo video e ciao.